Buonasera, il TG Web da Teletrip di oggi, che è una giornata un po' campale, è stata per quanto riguarda le notizie che si sono susseguite per la politica, con le dimissioni dal Consiglio Comunale di Carlini e poi con alcuni altri giudizi e altre situazioni. Tiene sempre banco il problema. Il discorso sulla presenza del Consiglio Riccetti, attacchi a destra e da sinistra, chi la difende e chi l'attacca, comunque se ne parla, in più i vari problemi. Ma andiamo con ordine. Intanto stamattina verso le 11 sono state protocollate al Comune le dimissioni formali e scritte del consigliere del Movimento 5 Stelle Patrizio Carlini, che lo ha fatto facendo protocollare le dimissioni in uno studio notarile di Civitavecchia, quindi neanche passando dal Comune. Il suo sostituto, che dovrebbe essere il primo dei non eletti, e cioè tale Luciano Girolami, lavoratore dell'HCS, allora del servizio idrico, però sta dicendo: per ora non sono soddisfatto, ascolterò il sindaco e farò le mie scelte. Tra parentesi, lui è uno di quei lavoratori che ancora aspetta la metà delle tredicesime, che ancora sono state promesse, ma ancora non ci sono. Comunque, a sgombrare il campo, diciamo, ci pensa lui stesso, bocciando l'operato del Movimento 5 Stelle a guida del Palazzo del Piccio, e lancia praticamente un ultimatum. Staremo a vedere nelle prossime ore. Intanto prosegue il ping pong delle scuole, una apre e due chiudono, resta il fatto che siamo ancora nell'emergenza totale. Questa volta la situazione è migliorata. E per quanto riguarda ci sono state due scuole che sono rimaste aperte, sono tornate a essere aperte, mentre la Flavioni non riesce a tornare a scuola perché ancora il riscaldamento non va, quindi non va a temperatura. E poi c'è stata anche la Papacchini di San Gordiano che si deve arrendere al freddo, e quindi questa è la situazione. Sull'inceneritore, gasificatore, come lo vogliamo chiamare, c'è stata oggi l'interrogazione parlamentare presentata in Commissione Difesa dalla Marietta Di Dei, parlamentare di insieme al capogruppo Moscatta e all'onorevole Minnucci. Si parla quindi del centro chimico, del centro Cesiva. Diciamo, da una parte la Di Dei ha fatto anche un comunicato, si dimostra soddisfatta dell'operato e di quello che è stato fatto come risposta dal governo, dall'altra la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Marta Grande, invece non è affatto convinta. Precisazioni anche in termini di autorità portuale: l'autore chiarisce, bando RCT e selezione del personale, come sono andati i fatti. L'altra cosa di oggi è la presentazione della rottamazione cartelle, presentato Grasso della svolta, anche un regolamento, e quindi la procedura di rottamazione, ci ha svegliato il Movimento 5 Stelle, perché c'è anche chi si è risentito di questa cosa, come la Tuoro, e ha detto: ci stiamo già pensando noi. Resta da far capire a tutti che il Consiglio Comunale, perché va approvato lì, in quella sede, dovrà approvare il relativo provvedimento entro il 1º febbraio. Ora, quello del 19 di Consiglio è dedicato alla premiazione degli sportivi, poi rimangono 11 giorni per convocarne un altro, che dovrà, tra le altre cose, questa cosa importantissima per i cittadini della 1º febbraio per la rottamazione, dovrà anche ratificare le eventuali dimissioni del Carlini e la sua sostituzione e così via. Quindi queste sono le situazioni. Accordo siglato il 2 dicembre, che prevedeva la cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre del 2017, licenziamento collettivo tramite mobilità e in seguito obbligatoria iniziativa supporto di regolazione dei lavoratori, non convince i lavoratori della centrale di Torre Valdalica Sud. E quindi anche qui incominciamo il distinguo. Resta il fatto che qui si parla di cassa integrazione per 14 mesi e poi ricollocazione. La notizia di calcio, con cui chiudiamo noi, e poi ci sarà un'intervista a mister Carmelino. Se ne parlava ormai da tempo, ma adesso è ufficiale: da questa sera la CPC avrà un nuovo giocatore che risponde al nome del Manuele Blasi, popolare calciatore civecchiese, classe 80, quindi oramai 37enne, che ha militato in Juve, Roma, Napoli, Fiorentina. Viene da un'esperienza ad Abu Dhabi o una cosa del genere, insomma.
E adesso sarà a disposizione del mister Castagnari e già domenica dovrebbe giocare contro la Lepanto Marino in trasferta. Quindi questa è la situazione. Ora ascoltiamo mister Carmelino proprio oggi, che ha fatto il suo compleanno e ha diretto allenamento in un freddo ghiacciale contro la formazione degli allievi di mister Brandolini. Spogliatoio del Civitavecchia dopo la partitella del giovedì. Intanto i nostri più cari auguri a mister Carmelino, che oggi festeggia il suo compleanno. Quanti sono, mister? Si dice l'età? Sì, c'è una donna, quindi si dice sì. 51. 51, allora così. Intanto buonasera a tutti. Grande freddo, quindi ti sta allenando con la partita di domenica in tutti i sensi, anche dal punto di vista ambientale. Assolutamente sì, oggi devo dire che rispetto agli altri giorni faceva ancora più freddo, comunque sono soddisfatto dell'allenamento, i ragazzi nonostante la temperatura si sono dati da fare, quindi diciamo che abbiamo impressioni positive. Nonostante il freddo tutti bene, adesso c'è la rifinitura sabato dove poi darai i convocati, ma insomma come vedi questa squadra che sta diventando a tua giustezza, diciamo, no? Perché poi in fin dei conti adesso è un mese che sei al timone. Ma io ritengo già, io l'ho detto anche ai ragazzi, che loro sono stati bravi, il campo sinora li ha premiati, a parte insomma la parentesi solo del risultato negativo in Coppa Italia, però devo dire che abbiamo fatto una bella prestazione e ritengo che poi se noi continuiamo insomma con questa attenzione e questa voglia ci possiamo togliere le belle soddisfazioni. Ecco, diciamo anche perché i risultati di domenica, la vittoria esterna tua e le altre mezzi pezzi falsi degli altri ci portano a 2 punti dal secondo posto. No, è lunghissima la strada perché siamo... No, assolutamente, no, io abbiamo una consapevolezza in più, no? Intanto abbiamo incontrato tutte le squadre, quindi diciamo che conosciamo ora quale orientativamente è la forza di questo campionato. Quindi ora incomincerà il girone di ritorno, 17 gare. È normale che c'è spazio e tempo per poter insomma anche migliorare quanto stiamo facendo ultimamente, però non dimenticare mai insomma che a me l'esperienza campo mi ha insegnato che il lavoro alla fine paga, quindi io inviterò sempre i ragazzi a continuare a lavorare con questa applicazione e sono convinto che loro ci potranno dare dei grandi soldi. E poi diciamo che si è cominciato a vedere il Tangueros argentino, diciamo, no, nell'ultima partita, diciamo, sono giocatori che col caldo poi sbocciano, cioè sono normalmente diciamo soffrono il freddo, quello stiamo soffrendo noi, tu in questo momento sei completamente assiderato dopo dall'alto insomma della loro esperienza vissuta già hanno non so quante partite giocato nei professionisti, sicuramente vanno a metterla a disposizione dei loro compagni e poi è chiaro che loro sono quelli chiamati a finalizzare insomma la costruzione, sono i bomber che ci devono aiutare con i loro gol. Domenica l'hanno fatto, speriamo che sia di buon auspicio anche insomma per le prossime. E con questa notizia di calcio è tutto, l'appuntamento è per domani, a risentirci e buonanotte.